non riusciamo a capire perché lo Stato abbia cambiato tutto questo. Perché nel 2000 ha tutti i diplomi, anche 2001-2002 potevano insegnare nella scuola privata, scusate, la scuola statale senza la laurea, anche perché all'epoca questa laurea non c'era, valeva il diploma per insegnare nella scuola elementare, all'epoca si chiamava la scuola elementare, quindi è stato un cambiamento netto per noi, caduti dal cielo, perché fino a prima potevamo insegnare, adesso la cosa ancora più eclatante che però per insegnare, per andare a supplire, sì. Perché non ne parla nessuno, su questi 60.000 licenziamenti in tutta Italia, tra cui solo 1.000 a Bergamo, insegnanti che insegnano da 20-30 anni nella scuola, usate e sfruttate come supplenti, assunte in ruolo alcune con una clausola rescissoria e a giugno non sappiamo quale sia la nostra sorte. E vogliamo far sapere alle persone che da settembre dell'anno prossimo i loro figli, le maestre, non le hanno più. Prospettive che ci sono, adesso non c'è niente. Aspettiamo che il governo si formi, perché tutti ci dicono che dobbiamo aspettare una soluzione politica. Però intanto i mesi passano, i giorni passano, le ansie si accumulano e noi guardiamo, non guardiamo più a un futuro, ma guardiamo ogni giorno a rimarremo a scuola, verremo licenziate. Cosa faremo? Quindi per il momento aspettiamo manifestando, scioperando e facendo sentire la nostra voce a tutti, anche perché c'è tanta gente che non sa ancora la nostra situazione. Ti conviene, perché comunque se mettono nelle graduatorie solo chi fa scienze della formazione primaria ci guadagnano con l'università, è ovvio. Noi non andando all'università, non facendo corsi universitari, perché noi corsi di aggiornamento noi li facciamo durante un anno tantissimi, quindi il resoconto loro è quello. Poi se chiudono le GAE, beh, ci guadagnano con i concorsi. Ogni concorso costa tanto, se riaprono le GAE per tutti, non ci sono più concorsi, devono pagarci anche il agosto e luglio, e quindi ci guadagna un bel po' lo Stato. E poi c'è anche da dire, è ora anche di finire.